Congresso nazionale NP a Roma, abbiamo Antonello Giannelli. Giannelli, è stato firmato da pochi giorni, sottoscritto il contratto, un nuovo contratto per i dirigenti scolastici. Sono arrivati a ogni dirigente, ogni preside in media, quasi 200 euro lordi, comprendendo il Fondo Unico Nazionale. Si poteva fare meglio e, guardando al futuro, quali sono le prospettive? Si può sempre fare meglio quando si parla di soldi, però queste somme sono vincolate, in quanto sono esattamente le stesse che sono state percepite dagli altri dirigenti, quindi noi non abbiamo nulla da obiettare, perché noi siamo per il mantenimento di un'equità stipendiale. La nostra recriminazione non è sul CCNL, ma è semmai sul fatto che il FUN non è abbastanza incrementato secondo quelli che sono i nostri desideri, ma noi non vogliamo di più gli altri dirigenti, vogliamo essere pagati quanto gli altri dirigenti, tenendo presente che spesso in una scuola ci sono responsabilità che altri dirigenti di altri uffici non hanno. Parliamo di questo, Giannelli, responsabilità che comportano anche a volte il dover sanzionare il personale. Nella sequenza contrattuale che l'ARAN sta avviando proprio in questi giorni con i sindacati, ci sarebbe da parte dell'ARAN stesso, della parte pubblica, la volontà di dare un mandato diretto ai dirigenti. Lei cosa ha da dire da questo punto di vista? Ma si tratta in effetti di ratificare quello che il decreto Brunetta ha stabilito più di 10 anni fa. Ricordo che nel decreto Brunetta prima e con il decreto Madia dopo è stato specificato ed è stato sancito il potere per i dirigenti scolastici di sanzionare i docenti fino a 10 giorni di sospensione. Deve essere ben chiaro che nessun dirigente vuole sospendere nessuno, ma se qualcuno fa qualcosa che non deve, se non si interviene, si dà un pessimo esempio nei confronti di chi fa il proprio dovere. E dunque è una componente essenziale. Poiché la magistratura del lavoro ha avuto modo di affermare più volte che la norma legislativa non è sufficiente, ma serve un passaggio contrattuale, e questa è la ragione per la quale l'ARAN sta cercando appunto di condurre in porto questa sequenza contrattuale, per far sì che effettivamente una previsione di legge venga attuata. Bene, un'ultima domanda: voi come ANP vi confrontate sicuramente con la parte pubblica periodicamente, quali sono le vostre richieste più impellenti come presidi, come ANP nazionale? Ma al primo posto io direi di cercare di dilazionare i tempi del PNRR, perché il PNRR sta soffocando le scuole, sta soffocando non solo i dirigenti ma anche i loro collaboratori e le segreterie, che ormai sempre di più si rifiutano di fare quello che serve per attuare i nuovi progetti e per gestire gli altri soldi che continuano ad arrivare. Avere fondi in generale è un fatto positivo, ma quando diventano tanti, quando diventano troppi e quando bisogna spenderli in tempi così ristretti, si rischia onestamente di utilizzarli in modo inefficace, inefficiente, e questo non va bene, lo dico da cittadino ancora prima che da operatore del settore. Bene, 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 grazie Giannelli. Grazie a voi, un saluto.